Se c'è una cosa che odio di più al mondo sono le persone in ritardo. Io odio essere in ritardo e odio chi è in ritardo. A pari merito con lo spreco del tempo. Anche se non lo vediamo oppure lo diamo per scontato, il tempo è davvero la risorsa più preziosa che abbiamo. A volte da squilibrato penso e dico: caspita, sono già passati 13 anni dalla vittoria dei mondiali. Dove eravate voi? Sono passati più di 20 anni dai fantastici Natali in famiglia. Sono passati già 5 anni da quando ho iniziato questa avventura come istruttore, che mi ha portato qui oggi a fare un qualcosa che amo. E come primo lavoro ho 30 anni, cazzo. Tra 10 anni avrò 40 anni. Ci pensate? E poi 50. E poi non dico che è finita, però diciamocelo. Il bello è quasi passato, specie in questo ambito. Le abilità che avresti dovuto sviluppare, a quel punto o ce li hai oppure non ce li hai. Il momento, il tempo per fare esperienza è passato. Sono molto suscettibile a questo discorso del tempo. Forse troppo, non so. Sarò io che mi preoccupo troppo. Ma quello che voglio, l'unica cosa che desidero è non sprecare tempo. Ho visto un film davvero brutale una volta su questo argomento. Si chiama Cambia la tua vita con un click. Un personaggio trova questo telecomando per portare avanti o indietro a suo piacimento la vita. Fino a quando arriva ad un punto dove non valorizza più il tempo che ha e si trova con uno schiocco di dita ai 70 anni. Vecchio e avendo sprecato 40 anni d'esistenza. Non volli più vederlo, mi scioccò. Ma in generale ho promesso a me stesso di dare il tutto e per tutto sempre. William Penn, filosofo del 1600, diceva: il tempo è ciò che più desideriamo, ma che, ahimè, peggio usiamo. Ed è così. Sono scioccato a volte quando sento al telefono studenti che posticipano e perdono tempo. Potrebbero fare qualcosa oggi o alla lunga domani, ma invece aspettano. Ce n'è stato uno settimana scorsa che veramente mi ha scioccato. Motivo e illuminazione per questo video. Ci scrive perché voleva fare un corso dal vivo. Successivamente viene chiamato da Christian. Al termine della chiamata facciamo un breve check tra noi. E ciò che mi ha detto Cree è stato: ha detto che ora ci pensa perché vorrebbe aspettare ancora un po' prima di buttare. E io ho risposto: motivo? E Cristian mi fa: paura, credo. E io gli faccio: quante ne ha? E lui mi fa: 37. Ognuno decide di investire, sprecare o ottimizzare il proprio tempo, come meglio crede. Ma dirò una cosa che sono solito ripetermi quando devo affrontare situazioni che mi fanno paura e mettono ansia. Non sei eterno, non sprecare tempo.